Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per analizzare quanto, tanto, non tutto positivo in casa, sta accadendo in casa Teramo, 60 minuti per capire quelle che saranno le prospettive da qui al finale di stagione, rispetto anche alla post season non più così certa come qualche settimana fa, ma il Teramo è ancora ampiamente all'interno del lotto delle squadre che si giocheranno un posto in cadetteria nella seconda fase. Teramo però che viene dalla terza sconfitta in altrettante ultime gare dopo la debacle con la Ternana, che ci poteva stare. Gli ultimi due stop contro Virtus Francavilla e Vibonese certamente hanno lasciato tanta delusione, tanta amarezza nei tifosi e non solo. Ne parleremo questa sera nella prima parte, poi nella seconda parte ci proietteremo un po' sulla prossima partita contro la Turris. Ovviamente qualora vogliate interagire con noi potete scriverci al 392-63-70-60, WhatsApp o SMS, oppure commentando ad esempio la nostra diretta sulla pagina Facebook di TV6, dove è presente il live streaming. Do la buona serata ai miei compagni di viaggio, che poi diventeranno più dei tre di consueti. Ciao Ania, ciao Francesco, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. E ovviamente in regia un grazie già in anticipo, così a fiducia, a Maurizio da qui, che sono sicuro che mi supporterà egregiamente anche questa sera. Sì, vediamo la classifica con il Teramo che rimane oramai da qualche settimana a quota 42 punti. Il Palermo chiude il lotto dei playoff e insomma con Casertana e Palermo che non hanno giocato devono ancora recuperare delle partite, insomma le cose si fanno abbastanza complicate. Certo che Francesco, parto da te. Io non so quanto immaginavi, non tanto la sconfitta, quanto la prestazione di Vibo Valentia dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla in casa. Beh, che ti devo dire, le sconfitte ci possono stare, possono arrivare in qualunque momento, anche se insomma, tutto sommato il Teramo lo si poteva accreditare di un risultato completamente diverso e magari anche dalla vittoria con la Vibonese. La prestazione resta, come devo dire, inspiegabile, sconcertante, difficile da, almeno per me, da accettare per tutti, ma per me diventa difficile da spiegare, perché già mi ero lasciato andare dopo l'altra sconfitta con la Virtus Francavilla, un'intera squadra sottotono, giocatori, come devo dire, abulici, incapaci di dare un significato per la loro presenza in campo, diventa difficile da accettare, se vogliamo anche da spiegare. Qui si potrebbero fare tutti i discorsi possibili e immaginabili. È vero che la prima parte del campionato aveva illuso tutti, però proprio perché aveva illuso, posso, vuol dire, Francesco, posso fare con te una considerazione che abbiamo fatto con Ani, sì, Andrea, domenica, e la considerazione parte da me e siccome non ti ho chiesto un parere volevo il tuo parere. Si continua a dire che questa squadra è partita bene e ha fatto le prime 11 giornate di campionato in maniera egregia, mettendo insieme tanti punti, ma adesso allo stato attuale è un terzo del campionato. Non pensi che sia un po' troppo poco per continuare a ripetere che nella prima parte di campionato questa squadra ha fatto bene? Cioè, non è un credito già esaurito secondo te? Come no, il credito è esaurito al massimo. Io lo stavo ricordando proprio per dire che era, arrivavo lì a dire che era un segmento di stagione non corrispondente a un'analisi globale, perché erano 11 partite, come quando gli allenatori nel giudicare una partita dicono: siamo partiti bene, i primi 20 minuti abbiamo giocato, poi siamo stati surclassati.
Va bene, ho capito, quindi che la partita è fatta solo di 20 minuti, la partita è fatta di 90-95 minuti, la stagione è fatta di 38 giornate, è una squadra che una è indecifrabile, senti, è vergognoso quello che hanno fatto questi in campo con il... ovviamente. Una citazione. Dico. Non ho capito, scusa. Ho detto, non sapevi come descriverlo, io ti ho anticipato, ho detto una banda di morti, sì. Ma ovviamente non sono parole mie, è una citazione. Sì, 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 ho capito, ho capito. Io non voglio tornare sulle citazioni, sulle parole del presidente, che però vanno condivise, perché uno sfogo come quello che ha avuto ieri il presidente, dopo due partite giocate malissimo, quasi con atteggiamenti indisponenti, io in casi del genere vado molto di sul pesante, perché parto sempre da quando i giocatori dicono la professionalità dei giocatori, la serietà e tutto il resto. Benissimo. E allora, se c'è professionalità da parte dei giocatori, credo che ci debba essere la stessa professionalità nell'accettare poi le critiche alla luce di prestazioni pesantissime. Ora uno può dire una banda di, mi verrebbe da usare un termine dialettale che poi diventa difficile spiegare. Il presidente ha usato una banda di morti, io dico un'accozzaglia di giocatori, un'accozzaglia di vergognosa. Non credo che ci siano poi tanti aggettivi, ripeto, perché si può perdere, c'è modo e modo di perdere, e anche c'è modo e modo di stare in campo. Il secondo tempo con la Virtus Francavilla, il primo, il Terba aveva tenuto l'iniziativa, però non è che avesse creato molto, senza nemmeno tanto brillare. Secondo tempo con la Virtus Francavilla e la partita con la Vibonese, anche quel secondo tempo, sono da come devo dire, da farli analizzare a un congresso di psicologi e psicoterapeuti insieme, con interrogatori, certo, singoli ai giocatori. È una cosa inspiegabile. Mi fermo qui perché mi sto ingallettando. Usare il gallettarsi in italiano, ingallettarsi in italiano, non ho mai trovato la traduzione esatta. Quindi chiedo scusa, mi sto incazzando come una iena. Quindi mi fermo qui. Per i risultati poi basta. Vado oltre, corro il rischio di dire veramente di andare sul pesante, magari di prendermi qualche querela. Non me ne fregherebbe niente, perché sono dei poveretti. Sul piano calcistico stanno dimostrando di essere dei poveretti, tutti quanti, i giocatori, dal primo allo poveretti da un punto di vista calcistico, sì, non sì, okay, come persone, perché la persona è un'altra cosa, non mi permetterei mai di giudicare. No, fatemi dire che non capivo, non capivo con chi ce l'avevi. Con i giocatori, con chi ce la voglio avere, con mio nonno buonanima. Francesco è passato dal gallo alla iena, però tra poco arriveranno anche le lupe, le fiere. Sì, le sì, 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 abbiamo preparato una cosa bella, poi tra poco ve la facciamo vedere. Rapidamente, ragazzi, su quello che ha detto Francesco, che ha praticamente detto, beh, insomma, la colpa sostanzialmente dei giocatori, il presidente Iachini ha fatto bene a prendersela con loro, perché quanto si sta vedendo in campo è conseguenza diretta di quanto poi i giocatori rendono sul terreno di gioco. Andrea, tu sei d'accordo? Sono d'accordo in parte, perché i giocatori vanno gestiti. Noi, per coerenza, ma anche perché i fatti ritengo ci abbiano dato ampiamente ragione, questa società non è stata capace di gestire le dinamiche che ci sono dentro uno spogliatoio. Chi ci ha seguito in questi mesi ha potuto constatare che abbiamo fatto delle analisi che spaziavano dalla parte tecnica, la famosa punta che mancava, alla parte gestionale, con i casi che abbiamo più volte
ricordato. Andrea, scusami se ti interrompo, ma proprio prego. Perché ne abbiamo parlato tante volte, scusami, 5 secondi, sì. Proprio perché ne abbiamo parlato tante volte, non li ho ricordati adesso quelli che potrebbero essere delle pseudo giustificazioni per i giocatori, che sono degli errori grossi da parte della società. Adesso ma è quello che hai visto a Vibo, Francesco, è quello che si è visto a Vibo, è quello che si è visto con la Virtus Francavilla, è quello che si è visto solo in parte con la Ternana, perché lì il giocatore mette da parte un po' di questioni, sa che gioca con la Ternana, c'è più visibilità, c'è più attenzione, ti misuri col migliore e tendi anche nelle situazioni dove magari non sei portato a dare il massimo, però in quel frangente lo fai perché ti misuri col migliore e lì viene fuori l'indole, la voglia di competere. Poi quando si torna a giocare contro squadre mediocri, come sono, classifica alla mano e anche tecnicamente, basta vederle in campo, quello che stanno a esprimere, Virtus Francavilla e Vibonese, si ritorna si rivedono i segnali di quello sfaldamento cui abbiamo assistito da oltre un girone a questa parte, uno sfaldamento che è stato dettato da determinate dinamiche, se ci fate caso, purtroppo per il Teramo, dall'insorgenza di quelle dinamiche, sì. La squadra non è stata più la stessa. A Teramo, Andrea, si dà la colpa a salire, cioè in tutte le latitudini terrestri a scendere, nel Teramo Calcio è a salire, cioè dal più basso al più alto. Francesco non ha fatto eccezione, però mi dispiace dirtelo, Francesco, questa sera, va bene. L'ho detto adesso, no, tu, siamo ognuno è libero di dirlo. Io ti ho detto che non sono partito e non ho ricordato gli errori della società, gli errori di gestione, gli errori di mercato, tutto il resto, perché adesso sono fermo alle ultime due partite, che con la Ternana, guardate se ben ricordi, io dissi anche che volevo fare, che non volevo fare polemica con gli amati colleghi giovani e meno giovani, che hanno detto la colpa è di quella con la Ternana hai perso perché una squadra nettamente più forte di te, quando ha accelerato, ti è passata sopra come un treno. Ma con il Francavilla e con la Vibonese non mi interessa, non ci sono più giustificazioni adesso, perché la vicenda di Achite è passata, la vicenda Piacentini è passata ormai, il mercato che a gennaio non è stato preso un attaccante è passato, sono tutti argomenti ormai sperati e assorbiti. Adesso non c'è giustificazione, sono per come la vedo io. Ma io infatti ti stavo chiedendo. No, perché non sto partendo dal basso, cioè io sono sempre partito dall'alto. Non scherziamo. No, dico in che senso sono passate, che non sono più di attualità, questo automaticamente le rende passate. Ho detto sono assorbite, ormai è assorbito, che vogliamo tornare a dire che Giacchite è stato un errore metterlo fuori squadra, che è stato un errore di Pace, perché l'avevamo già detto, dire condivido quello che ha fatto la società, e quindi ci sono stati dei risentimenti, chiamiamoli così, da un punto di vista giustamente umano, da parte di Giacchite e dei giocatori. Adesso il passato l'abbiamo già analizzato, analizzare queste ultime due partite. Oh, è chiarissimo. Non c'è giustificazione, perché il secondo tempo è come se il Teramo non fosse tornato in campo. Che ci entrano gli errori della società? È una cosa abbastanza grave che probabilmente bisognerebbe capire perché. Cioè, se c'è un errore tecnico è un problema risolvibile e che si può ascrivere a una disattenzione, a una mancanza di concentrazione, ma se questa squadra a Vibo Valentia, non solo a Vibo Valentia, non scende proprio in campo, evidentemente non è un problema sostanzialmente tecnico. Questo infatti, è il messaggio che credo che debba passare, perché noi ci siamo attagliati molto in queste puntate, 24 puntate, sugli aspetti tecnico-tattici, ma questa è una squadra che praticamente non gioca più. Ania, vengo da te perché su impulso di Andrea, e visto che una settimana fa era il Dantedì, ed era proprio, se non erro, di martedì, ma non vorrei dire una cavolata, abbiamo creato una Divina Commedia al contrario. Va bene, te la faccio vedere. Ecco, lui annuisce dal paradiso all'inferno con il passo del primo canto dell'inferno, dove Dante incontra Virgilio e gli dice: Oddio, per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco in eterno. Vabbè, ovvi udirai disperate stride e vedrai gli antichi spiriti
dolenti, insomma comincia il viaggio verso gli inferi, dopo che invece rispetto al sommo poeta il Teramo ha fatto il viaggio al contrario. Prima ha visto il paradiso del terzo posto, la possibilità nello scontro diretto addirittura di arrivare ad un tiro di schioppo dalla Ternana, e poi invece che cosa succede? Allora vediamo in che modo poi sul campo abbiamo proprio disegnato i gironi, eccoli qua. Allora, non so se non so se è chiaro. Chissà se Francesco vede. Allora, poi ci hanno dato, no, non credo, nel senso, io gli ho detto, guardalo dalla televisione, non so se riesce a vedere tutto. Sì. Abbiamo anche, ci ha fatto gioco il fatto che fosse il girone d'andata e il girone di ritorno. Io poi mi sono anche, devo dire la verità, nella follia che ci attanaglia, mi sono anche stampato proprio esattamente tutti i gironi esattamente danteschi, eccoli qua, sono tanti, tantissimi, fino ad arrivare a Lucifero. Ma rimettiamo la schermata. Allora, che cosa è successo? Vediamo un po', perché l'abbiamo anche messo. 21 gare, 19 punti dal 22 novembre, 3 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte, 18 gol fatti, 28 subiti, meno di un punto a partita, dalla terza all'ottava posizione, in attesa di recuperi che potrebbero ulteriormente peggiorare le cose. Ecco, stiamo andando verso Lucifero, che sarebbe l'esclusione dei playoff. Adesso noi la prendiamo un po' con il sorriso, però insomma. Ah, il cammino è indubbiamente in declino in maniera in senso globale, nel senso quando ci si dice che magari nelle ultime partite è vero, non si è fatto benissimo, i risultati non sono arrivati, ma si sta andando globalmente bene, non è proprio così, insomma, perché poi i numeri magari non raccontano tutto, ma raccontano gran parte della storia, ecco, raccontano comunque. Comunque di una formazione che da quattro mesi ha vinto soltanto 3 volte contro Catania, Paganese e la terza non mi ricordo. Bari. Vabbè, il Bari. E il Bari, esatto, a fine gennaio. E per il resto c'è una difesa che nelle 11 gare iniziali era il fiore all'occhiello e invece adesso non lo è più, anzi da molti mesi non lo è più, sempre per collegarmi anche a quelle dinamiche comunque di gestione che sicuramente hanno influito anche in questo senso. E in generale comunque c'è un cammino da quel paradiso iniziale che si è trasformato in un lento purgatorio e che adesso sta scivolando sempre più in basso con queste 3 sconfitte consecutive, tendendo appunto verso l'inferno per tornare al Dante D, ecco. Però insomma è ancora una situazione che il Teramo può svoltare, ma indubbiamente è molto più complicato, perché appare più complicato il lavoro che deve fare Pace a livello mentale piuttosto che quello tecnico-tattico che magari ha provato a fare fino a questo momento, e non so con quali risultati, visto anche quello che si sta vedendo sul campo. Di certo la testa in questo momento conta molto nei giocatori del Teramo, e per tante motivazioni, tanti motivi, magari alcuni li possiamo immaginare, alcuni non li sappiamo, alcuni non li sapremo mai, e queste motivazioni stanno pesando sul cammino del Teramo indubbiamente, perché davvero con la Virtus Francavilla c'è stata un'avvisaglia di squadra svuotata, a Vibo Valentia c'è stata la conferma di una squadra svuotata mentalmente, non fisicamente, ma a livello mentale, che è ancora più pericoloso. Assolutamente sì. Io sto segnando i messaggi. Scusa, chiaramente li giro le domande a chi di dovere. Dimmi, Francesco, rapidamente, e poi devo. Mi aggancio a quello che giustamente diceva Ania, ed è ancora più grave che un calo mentale. Perché chi ha detto niente? Cosa è cambiato? Perché ecco, magari perché ci sono 7 titolari che stanno a scadenza di contratto e non sanno tra 2 mesi che cosa faranno. E perché devono, benissimo. Perché devono andare in campo per il Teramo? Ti faccio anche, te la pongo in maniera diversa. Come perché? Perché sì, aspetta, che dimenticate. Alcuni lo fanno a benissimo. No. Benissimo, dimenticate. Non dico che sia un processo volontario, dico che sia umanamente un processo involontario che può arrivare nella testa di un giocatore. È talmente umanamente da
da analizzare, quello si può accettare o meno, che credo che tre o quattro trasmissioni fa ho ricordato gli errori della società nel arrivare a questo punto della stagione con tutti questi giocatori che, io ho usato il termine inconsciamente, possono essere condizionati nel rendimento in campo pur mettendoci l'impegno. Ecco perché sono d'accordo sulla questione mentale, però attenzione, non può essere una cosa che mi dura per due mesi, non scherziamo, no, perché rispondo a te adesso, fermati, rispondo a te subito, perché io devo giocare per il Inter? Perché sei pagato per dare me, perché no, allora lo stanno facendo apposta, perché se mi gioca male uno, dicendo, come dici, no, fermati, come hai detto questo. Tu allora, aspetta, ok, vai. Ah, come hai detto tu, benissimo, qualcuno ne risente, qualcuno no. Qui ne stanno risentendo tutti. Quando io la settimana scorsa ho detto che con la Virtus Francavilla non mi ero nemmeno accorto che Santoro, e sappiamo quanto sia bravo Santoro, meglio che lo dico per tre volte, perché sennò poi dall'altra parte della televisione, della telecamera... Prego? Meglio che lo ripeto, perché dopo, fra qualche settimana, mi accorgo che non hanno capito, mi sono rotto le scatole da una frega di anni a essere educato e dire allora Santoro ne risente, facciamo l'elenco di tutti i giocatori che ne risentono, tutti quanti, ma guarda caso, ma adesso tutti quanti sono condizionati, non mi sta bene. Sono stato il primo un mese fa a giustificarli. Allora, però giustamente ci stanno scrivendo e giustamente dobbiamo rispondere, anche perché questa domanda che ci fanno da casa ci dà la possibilità di aprire un altro fronte. Intanto, Roberto, prima Francesco ti chiedeva da casa, sì o no, però mi devi rispondere, te lo confermeresti Paci? Lui ha scritto, io non lo confermerei. Te lo confermeresti? Ma c'è a fare la domanda a me? Sì, prima un telespettatore da casa, sì, ha chiesto a te, lo confermeresti? Lui non lo confermerebbe. Sì, okay. Come non lo confermerei Paci? Come non lo confermerei? Ci mancherebbe altro. Non confermerei una frega di giocatori. Allora mo la metto sul piano di come fanno certi presidenti o dirigenti super pagati, che hanno reso per molto meno di quello che prendono. Ok. Ah, e anche a volere di bene, ma questi pensano già al prossimo anno, ci scrive Luca, se non ho visto male, penso Luca. Un altro telespettatore ci chiede, Andrea, ti faccio rispondere, ma veramente brevemente, domanda provocatoria, ma siamo sicuri che il presidente Iachini ami Teramo e la squadra di calcio? Beh, io penso di sì, insomma, se l'ha presa, ci ha investito e quant'altro, e anche la sua città, credo, insomma... Veramente io penso di sì, ma francamente su questo non so rispondere con pertinenza e con cognizione di causa. Penso di sì, ma ripeto, non rispondo con cognizione di causa. Poi se mi è concesso 30 secondi per ripercorrere il cammino verso l'inferno. Se posso proprio rapidamente, perché poi c'è qualche metafora che vorrei molto semplicemente ripercorrere, ma davvero in poco tempo, mi interessa poi la discesa, sì. Ora questo è il canto introduttivo, va bene, però la partita di Terni chiaramente è il momento in cui il Teramo entra, diciamo così, in questo ipotetico inferno, attraversa la Cheronte e inizia questo viaggio. Poi ci sono varie tappe, ad esempio vedo lì la palude Stige, perché lì il Teramo pareggia con Turris e Cavese e perde col Bisceglie, quindi già le cose si cominciano ad andare così e così. Poi si arriva nella città infernale che dite, ed è la partita di Viterbo, lì secondo me scatta qualcosa in più in negativo, è una partita che ha dei risvolti secondo me particolari, che cambia ulteriormente la stagione del Teramo dopo quella di Terni. Poi si continua a scendere e si arriva a quella coppia di partite, Casertana, Potenza, due sconfitte, lì siamo al Flegetonte, il fiume di sangue, perché lì la crisi comincia a prendere forma e poi via via si arriva, ora non vedo che cosa c'è scritto successivamente, però cioè, siamo alle ultime partite col Cocito e Giudecca. Però qual è la metafora?
il Teramo, che ha intrapreso questo percorso al contrario, terrà fede all'essere il suo simbolo, il diavolo, e quindi finirà diciamo lì il suo viaggio, visto che siamo arrivati lì al Cocito, oppure, visto che domenica c'è stato l'incontro con la ragione che ha propiziato il terzo gol della Vibonese, l'incontro con la ragione solitamente c'è all'inizio dell'inferno, inizia il percorso diciamo così di purificazione, inferno, purgatorio, paradiso. Qui l'incontro arriva tardi, sarà un incontro con la ragione tale per cui ora il Teramo riesce a riprendere la via verso il purgatorio e poi il paradiso, oppure servirà anche in questo caso la divina provvidenza e non solo la ragione per invertire il cosa intendo per la divina provvidenza? Davvero un'inversione di tendenza che alla luce di quello che stiamo vedendo mi sembra difficile da ipotizzare. Però se c'è un intervento tra virgolette della divina provvidenza, che non saprei neanche come identificare, magari la stagione si inverte e nelle ultime partite riusciamo a vedere un Teramo diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi 4 mesi. Ho finito. Assolutamente sì, chiarissimo. Io spero graficamente di aver reso quanto avevamo stabilito in fase di presentazione. Chi non fa rinnovo di contratto la gamba la toglie. Poi c'è qualcuno che dice lo stesso che dice Francesco, ma come, che non è possibile che se sono pagati devono impegnarsi. Per me è un aggravante pensare che lo scasso rendimento possa dipendere dalla scadenza prossima dei contratti. Jacopo, scusami, su questo argomento però c'è una cosa che mi preme sottolineare. Anche a me. Il giocatore si allena, gli viene detto di giocare quando l'allenatore lo schiera in formazione titolare, oppure gli viene detto di entrare, lo fa e percepisce lo stipendio. Lui si allena, lui calciatore, lui gioca, lui va in panchina, lui va in tribuna a seconda di quello che gli viene detto. E per tutto ciò, per fornire queste prestazioni o anche per andare in panchina, lui viene pagato. Questo è il contratto. Dopodiché, l'essere parte di un progetto ed essere coinvolti verso uno scopo comune fa sì che il giocatore non solo faccia il suo compitino, cioè andare in campo e giocare, ma che lo faccia bene, che ci metta quel qualcosa in più, quell'ardore, quello spirito, quella voglia di superare le avversità, quella voglia di giocare sui dolori. Magari se ho un dolore mi tiro indietro, se ho un dolore però la partita è importante, io ci tengo perché devo raggiungere un obiettivo, perché questa società diciamo così mi ha fatto sentire importante, io do il 110%. E lì sta tutta lì la differenza. C'è una differenza nella preparazione tecnico-tattica e c'è una preparazione che viene dalla gestione del gruppo, certo, e dal far sentire tutti coinvolti tanto da dare il 120% e non soltanto il 100%. È lì la grande differenza. Scusa, prima 3 secondi e poi ragazzi, perché devo dare il benvenuto a un ospite. Scusa, hai detto bene Andrea, quindi fa il suo e fa il suo compitino bene. Hai detto bene. Questi non lo sanno fare il compitino bene. O dovessi passare stasera per uno che ripeto, stasera io non l'avrei ricordato perché l'abbiamo detto per mesi, ripeto ancora per la quarta volta stasera, sì, gli errori commessi dalla società, ma da qui a dare prestazioni come i due tempi, i due secondi tempi con Francavilla e Vibonese, secondo me ce ne passa e c'è un abisso. Guarda Francesco, lo sai, allora ti dico una cosa per chiarire, così poi la chiudiamo e devo dare il benvenuto ad un ospite che già ci sta aspettando e lo devo ringraziare. Hai presente le obbligazioni di mezzo e di risultato? Le obbligazioni di mezzo sono per esempio quelle quando tu ti rechi da un legale. Lo paghi non per vincere, perché non è detto che vinca, lo paghi perché ti fa una consulenza legale. Hai presente? Questo è esattamente quello che accade con i giocatori. Detto questo, tutto quello che viene fuori, bene o male, è fuffa.
La stessa cosa. Tu sei tifoso dell'Inter, Ania e Andrea della Juventus, io del Milan. Come facciamo ad andare d'accordo? Cosa la leghiamo tutti in un modo diverso. Pago? Ci mancherebbe altro. Quindi se la squadra perde, non lo pago perché non si sta impegnando. È assurdo. No. Io non ho detto quello. Posso criticare non ho detto perché non stanno dando il 200%? Perché, per esempio, qualche mese fa, Lautaro Martinez, quando c'erano le sirene del Barcellona, non dava... quello che sta dando oggi è la stessa identica cosa, è una cosa normale. Poi se ci volete, se ne vogliamo parlare, bene, però insomma io devo dare la buona serata a Joad Ferretti o Ferretti. Ciao Joad. Buonasera, mi sentite? Sì, bene, con la I accentata nel finale? No, il normale, italiano. Joad Ferretti. Sì, allora così. Joad, ben ritrovato, in realtà tu sei un ex. Anche se non si direbbe. Possiamo chiamarlo così, diciamo, dai. Esatto, perché te sei arrivato nell'estate 2018, se non erro. Anzi, sì. Faccio una cosa, siccome l'invito a te è arrivato partendo da un'idea di un tifoso, che lo vuoi salutare, che lui si ricorda di te. Io pensate, noi che seguiamo il Teramo ti avevamo, ci perdonerai, dimenticato. Lui si ricordava e mi ha suggerito di invitarti, lo vuoi salutare? Si chiama Checco. Ciao Checco. Okay. Tutto bene? Sì, immagino che adesso ti manderai i suoi saluti. Oh, senti. Penso che so chi sia, penso. Ah, se lo mi sai. Ricordo bene. Se mi ricordo ti ricordi bene? Sì. Ah, bene. Sì. E lui ci ha detto perché non lo chiamate. E noi vuol dire tanto che lo abbiamo fatto. Joad, come sei arrivato alla Turris? Che insomma. A gennaio? Allora, è stato un periodo lungo per me di inattività, perché via del Covid e via anche dell'anno che ho fatto a Teramo mi ha penalizzato moltissimo, perché dopo Teramo io sono andato a Gubbio, non so se si ricorda, ho fatto solo 8 presenze e dopo da lì con 8 presenze è stato molto duro trovare squadra con le regole dei giovani, con tutto il mercato che è di adesso. Mi sentite? Sì. Ah, e niente, dopo sono stato fermo per cercare meglio e non ho trovato nulla e dopo è scoppiato il Covid, è stato un casino per me. Adesso ho ricominciato quest'estate a allenarmi con una squadra e c'è stata la possibilità con il mio procuratore, che si è sentito col direttore della Turis, mi ha dato questa possibilità, è nata questa, l'ho presa al volo subito. Abbiamo visto nel tuo profilo, insomma, che nonostante la giovanissima età, tu sei del 94, sei una specie di giramondo. Dal sì. Marsiglia bisogna andare in senso orario fino al Gubbio e poi la Turris. Come mai? Ho girato il mondo, diciamo. Partendo da non molto lontano, da Marsiglia, quindi alle porte dell'Italia. E che cosa, ripeto, per un giocatore così giovane lo porta a cambiare così spesso? Anche perché, lo ricordiamo, te eri uno dei prospetti del settore giovanile del Milan, di cui si parlava molto molto bene. Diciamo che dopo, ho girato tante squadre in prestito, ritornavo a casa al Milan, dopo ritornavo in prestito, era tutto un gira così sui contratti che finivano e ero legato al Milan, quindi per questo ho girato anche tante squadre. Dopo avevo rinnovato 2-3 anni, no, 3 anni con la Cremonese, però dopo non ci siamo separati e sono andato a finire alla Ternana. Ragazzi, volete fare una domanda a Joad? Che insomma in quel particolare frangente non trovò spazio, eppure sembrava un acquisto sulla corsia di destra importante per quel Teramo, Ania. Sì, arrivò come un giocatore importante anche da rilanciare per certi versi. Ciao Joad, quindi ciao. Volevo chiederti cosa non ha funzionato a Teramo, cosa poi effettivamente non è andato bene. La domanda delle domande. Diciamo che è stata una grossa incomprensione, mettiamola così, perché allora io mi dovevo rilanciare, quindi perché siamo retrocessi in B, quindi avevo bisogno di giocare, di ritrovare il mio livello. Era arrivata la chiamata del Teramo, dal direttore, che conoscevo, quindi ero molto contento, però dopo sono successe delle cose che è successo, sapete tutti, che mi hanno messo fuori rosa e tutto qui.
E adesso alla Turris come va? Turris molto bene, ho trovato una grande famiglia, abbiamo fatto un pochettino male, però adesso ci siamo ripresi, però è una società familiare, molto piccola, quindi si sta molto bene qua. Andrea? Io voglio chiedere a John se è possibile, noi qui chiaramente ci si interroga sul campionato del Teramo, la Turris ad esempio è partita molto bene, ha sorpreso tutti da matricola, poi però è andata incontro ad una flessione evidente ed è scesa molto, ora però sta dando dei segnali di ripresa, anche a giudicare dagli ultimi risultati avete fatto punti contro squadre quotate, ecco, a cosa si deve quel passaggio a vuoto per diverse settimane e cosa state ritrovando nelle ultime esibizioni? Posso parlare da quando sono arrivato, dopo quello certo. Che è successo prima non lo so, ti dico la verità, perché certo. Fare 28 punti per una squadra neopromossa sono tanti, quindi ti posso parlare, abbiamo cambiato l'allenatore, già ci ha dato la scossa giusta, abbiamo vinto subito contro la Casertana, giochiamo un calcio molto propositivo, ci divertiamo e stiamo ritrovando tutti la fiducia giusta che da ritrovare dentro di noi, che ci dà soprattutto anche il mister, che è molto importante, il più importante è questo penso. Senti, avete cambiato soprattutto qualcosa in attacco, è andato via Pandolfi, c'è Longo, c'è Giannone che è rimasto, che peraltro abbiamo avuto nella girone d'andata. Che tipo di squadra vi aspettate sabato? Il Teramo che viene da 3 sconfitte consecutive? Penso che non sarà una passeggiata, visto che già viene da 3 sconfitte, dopo ho visto adesso, 10 minuti fa, l'intervista del presidente. Che ha parlato, sono parole molto pesanti, quindi non sarà una passeggiata, diciamo. I giocatori saranno molto incazzati, penso, però anche noi abbiamo bisogno di punti e sarà una bella battaglia. Va bene, noi ci dobbiamo fermare. Giovane, io ti ringrazio davvero, davvero tanto, soprattutto per la disponibilità. Ringrazio anche l'ufficio stampa di Gian Antonio della Turris, sempre molto molto disponibile. In bocca al lupo, cioè, speriamo che insomma, quel cerchio si sia chiuso a Torre del Greco, te lo auguriamo. Speriamo. Eccolo qua, lo rivediamo, eccoti qua. Speriamo che con la Turris tu sia arrivato... A trovare la squadra giusta. Grazie Joad per essere stato grazie con noi. Grazie mille, buona serata a tutti, arrivederci. Ciao, Ferretti, prima di andare in pubblicità, insomma, rispondo quando ci hanno scritto il muratore, la casa, ma infatti il muratore è un lavoro diverso da tutti gli altri. Il muratore e dal giocatore non fanno lo stesso mestiere. Non è complicato. Pubblicità. Seconda parte di Proteramo. Prima della pubblicità ci è arrivato un messaggio che ci chiedeva a chi si riferiva Paci nel finale della conferenza stampa di domenica pomeriggio a Vibo Valentia. Noi ci siamo scervellati per capirlo domenica, in realtà poi l'abbiamo scoperto in maniera postuma. Lo risentiamo, sono 30 secondi di battuta di Paci di domenica pomeriggio. Non mi spaventa il lavoro, insomma, dobbiamo solo in questo momento l'unica cosa sbagliata sarebbe disunirsi. Per quanto riguarda il futuro, noi dobbiamo vincere la prossima partita, almeno prepararci per vincerla, non disunirci in questo momento difficile, è tutto qua. E noi verremo ricordati per le prime partite e per le ultime partite, così i giocatori, quindi c'è il pericolo che si inizia a non proteggere la squadra, quello sarebbe un grande errore, si inizia a cercare di appagare il proprio ego o a cercare di mettersi in mostra, questo sarebbe un errore gravissimo da parte nostra. Ecco qua, allora, quando parla di ego, Andrea, alimentare l'ego, non bisogna disunirsi, e poi arrivano le dichiarazioni del presidente Iachini il giorno dopo, ma tu pensi che Paci avesse già subodorato qualcosa? Non lo so, però mi sono fatto questa idea che già avevo, ma ora ne sono certo. Si parla del rinnovo di Paci può restare, io fossi lui non resterei, cioè, se a fronte di determinate parole ci sono altre parole pronunciate a livello dirigenziale, anche a livello di vertice, vuol dire che qualcosa si è incrinato,
se non si fosse incrinato qualcosa, non sarebbero arrivate determinate dichiarazioni, anche in una fase piuttosto difficile per la squadra, però si cerca di proteggere. Bisognerebbe, secondo me, proteggere e d'altro canto cercare anche di motivare alla stampa e ai tifosi, se possibile, perché la squadra ha avuto questa flessione clamorosa nel giro di un girone intero. Quindi la situazione è abbastanza complessa, però io non vedo dei motivi per i quali Paci debba restare a Teramo. Se è vero che è stata fatta questa proposta, io non capisco, alla luce di quanto accaduto nelle ultime 24 ore, perché lui debba accettarle. Poi parlo anche senza sapere se lui ha avuto realmente delle proposte, forse anche troppo presto, magari avrà avuto qualche abboccamento, ma perché dovrebbe restare a Teramo dopo quelle, certo, dichiarazioni? Punto di domanda. Assolutamente. Ragazzi, ci fermiamo per un attimo con i discorsi legati proprio al Teramo e diamo la buona serata al vicepresidente della Lega Pro, Marcel Vulpis. Buonasera, presidente. Buonasera a te, ma dammi del tu però. Assolutamente, grazie. Siamo colleghi. Questo... Questo è vero. Innanzitutto ringrazio l'ufficio stampa della Lega Pro, la signora Simonetti, no, certo, assolutamente, Alessandra, allora, Bianchi, che ci ha messo a disposizione. Sempre bravissime. Il vicepresidente, con cui vogliamo parlare un po', innanzitutto partendo, restiamo un po' legati al calcio giocato, presidente, per farle vedere, insomma, quelle che sono state alcune sue dichiarazioni recentissime legate alla post-season, alla possibilità che ci sia un turno che slitta di campionato. Si è parlato di piano B, piano C, lei sa che insomma quest'anno soprattutto con la squadra a cui tengo si è parlato molto di piano B, è un termine abbastanza inflazionato, però vediamo la schermata, perché eccolo qua, l'idea di far slittare il turno infrasettimanale il 14 aprile al 18, la fine della regular season il 2 maggio, e poi se c'è un piano B per i playoff dipenderà dal virus, c'è anche un piano C, ha detto il presidente Ghirelli, questo è quello che ha detto lei, l'ipotesi di sole gare di andata. Ma però posso dirti solo una cosa? Come stanno le cose? Posso dirti una cosa? Appena è uscita questa dichiarazione sono riuscito, diciamo, a contattare alcune testate che l'avevano fatto uscire, e se tu la rimandi c'è però una riga che io non ho mai detto, questo ci tengo a dirlo, ma non è colpa tua, perché purtroppo poi dopo col web tutto diventa un'onda. Cioè, l'ipotesi di solo gare di andata e playoff nella fase finale ci può stare, onestamente io non l'ho detto, tutto il resto sì. Ok, quindi quella la smentiamo e non ne teniamo conto. No, ma non è che la smentiamo, nel senso che non l'ho proprio detta. Poi che possa succedere come opzione, è chiaro che quando tu stai in una situazione di difficoltà perché devi comunque concludere nel modo migliore, quindi garantire la regolarità del campionato dalla prima giornata fino alla fine dei playoff, è chiaro che metti sul tavolo qualsiasi opzione, visto che siamo in una situazione di eccezionalità. Il calcio italiano, comunque il calcio mondiale, non ha mai vissuto oltre un anno di pandemia, poi di pandemia con un numero di contagi che anche oggi è fortemente elevato, con un numero purtroppo di persone che sono venute a mancare ancora sopra le 500 unità. Quindi c'è sicuramente l'aspetto positivo, è che stiamo lavorando, il generale Figliuolo è pancia a terra per portare avanti il progetto di vaccinazione nazionale. Vedevo prima nella scheda di Floris e di Giovanni, ho visto alcuni dati sulla percentuale di vaccinati in diverse regioni, tra l'altro un dato non omogeneo, quindi anche questo un pochettino, sì, non aiuta, perché dovrebbe essere un piano di vaccinazione molto più omogeneo di quello attuale. Però sono sicuro che arriveremo poi velocemente a rimettere, allineare i dati, le modalità di intercettazione o comunque di vaccinazione delle persone, quindi credo che il governo stia facendo un ottimo lavoro, quello attuale, per arrivare il più velocemente a quella che poi è l'obiettivo di questo piano. Che cosa? Chiaramente l'immunità di gregge, che vuol dire almeno l'80%
questo ricordiamolo, di persone, di popolazione vaccinata. Sì. Quindi da questo punto di vista io credo che quanto più il piano vaccinale andrà avanti velocemente, tanto più ci saranno meno piani B, piani C, piani D o anche piano Z in linea di principio. Detto tutto questo ancora, io credo che oggi noi abbiamo un presidente con un'esperienza decennale, parlo di Francesco Ghielli, che è la guida politica, non solo politica, della nostra Lega, quindi ha tutta l'esperienza per poter portare in porto questo campionato, inclusi i playoff. E di questo sono assolutamente certo. Presidente, una questione sulla quale si interrogano non solo a Teramo ma ovviamente in tutte le 60 piazze della Lega Pro. La riforma ci sarà, non ci sarà, è il 2021-2022 l'anno per mettere in cantiere il passaggio alla Serie C Elite 2022-2023, oppure bisogna comunque aspettare, perché anche la crisi pandemica rallenta un po' l'evoluzione delle cose? La crisi pandemica, se tu ci pensi, un pezzo della risposta tu l'hai già dato, è chiaro che non può aiutare una progettualità di largo respiro in linea di principio, nel senso che oggi c'è l'esigenza di valutare tutte le azioni possibili da un punto di vista sanitario per contenere la diffusione del contagio, dall'altro dal punto di vista sportivo calcistico la Lega, le leghe devono lavorare per portare a casa il risultato di un'ulteriore stagione regolare, pur con tutte le difficoltà che ci sono state quest'anno, perché come sai ci sono stati diversi rinvii, ma sono sempre stati dei rinvii collegati a un numero molto esteso di contagiati all'interno dei team che magari chiedevano la possibilità di rinviare il match. Quindi io credo che già rispetto all'altro anno, perché alla fine è qua, a termine di questo campionato noi avremo vissuto una stagione e mezza di calcio in tempi di Covid. Quindi quest'anno sicuramente stiamo portando, questo è l'unico aspetto positivo, se ne vogliamo trovare uno virtualmente o idealmente, è quello di aver avuto un minimo di esperienza, tra l'altro in una fase veramente ancora più dura di questa, perché non ci dimentichiamo che l'altro anno c'è stato un lockdown, noi oggi parliamo di lockdown, ma di fatto poi è vero, non possiamo andare al ristorante la sera o a pranzo, ma non credo che questo sia il problema primario dell'italiano, no? Magari non possiamo andare a farci le vacanze, può dispiacere, ma non credo che questo sia il bisogno primario di una popolazione, credo che invece il bisogno primario sia quello di assicurare la salute delle persone. E da un punto di vista calcistico la regolarità del campionato, ricordandoci sempre che dobbiamo tutelare la salute dei nostri tesserati. Questi sono i due obiettivi primari. Quando noi abbiamo raggiunto questo, e nell'ipotesi che ci sia anche lo slittamento, come tu hai fatto vedere, io credo che faccia parte purtroppo della situazione contingente che stiamo vivendo. Ragazzi, Ania, Andrea, volete fare una domanda al vicepresidente Vulpis? Poi in chiusura ritorno io, anche Francesco ovviamente. Sì, salve, buonasera. Volevo chiedere una curiosità, se da come insomma filtra fino a questo momento non ci sarà riforma, o perlomeno non ci sarà riforma dei campionati già dall'anno prossimo. Lo stato della Serie C qual è? Ovvero quante squadre effettivamente riusciranno poi a iscriversi l'anno prossimo e non avere difficoltà anche dovute dal Covid? Allora guarda, ti rispondo alla prima parte, non è vero che non ci può essere una riforma dei gironi, c'è una commissione proprio solo su questo specifico tema, su un'idea di Francesco Ghielli a cui stanno lavorando diversi presidenti o dirigenti dei club, e appena questo tavolo avrà tirato fuori il documento finale sarà oggetto di una valutazione da parte del Consiglio Direttivo. Quindi intanto c'è una commissione che sta lavorando perché il prossimo anno i gironi siano ancora più belli, più interessanti di quelli che oggi, o comunque di un prodotto di campionato che stiamo vivendo oggi in questa stagione così difficile. L'obiettivo si parlava di estrazione a sorteggio anche dei gironi, corrisponde a verità? Ma io guarda, su questo io aspetto di vedere il documento che non ho ancora avuto, so
perché ho incontrato il presidente del Palermo, Dario Mirri, che fa parte di questa commissione, che stanno lavorando anche qui per arrivare comunque a una riforma dei gironi con l'obiettivo di rendere questo campionato il più competitivo, bello e spettacolare possibile. Poi quali saranno le formule? Le vedremo da questo documento che, ti ripeto, non ho ricevuto ancora e che comunque sarà oggetto di una valutazione importante da parte del Consiglio Direttivo. Andrea? Sul tema invece della... Perdoni, continui. Per rispondere alla seconda domanda dalla collega, sul tema... mi vede... Ok. Sul tema dell'iscrizione al campionato prossimo, se ti ricordi, anche al termine dei playoff della scorsa stagione ci furono un po' di rumors, adesso il 20-30-40% dei club non si iscrive perché ci sono problematiche economiche. Allora, le problematiche economiche ci sono. Se questo campionato finisce con i club che abbiamo inseriti nei tre gironi, lo dobbiamo chiaramente all'impegno economico degli imprenditori e dei presidenti e degli azionisti dei club oggi iscritti al campionato. Perché? Perché chiaramente gli stadi sono chiusi, quindi non c'è alcuna entrata da ticketing, perché i diritti televisivi, pur esistenti, non sono del valore economico della Serie A, chiaramente, quindi è un'altra dimensione, e perché anche le sponsorizzazioni, nonostante la corretta idea di procedere sull'idea del tax credit, fanno parte comunque di sponsorizzazioni al 70-80% di carattere territoriale locale. Mi pare che in questo momento basta leggere i giornali e l'economia locale dei territori è in forte affanno, quindi siccome le sponsorizzazioni storicamente per tradizione sono sempre un prodotto di un mercato florido e non in crisi, ma in crisi perché c'è una pandemia che sta facendo collassare le economie dei paesi, è chiaro che anche le sponsorizzazioni stanno soffrendo. Quindi oggi l'imprenditore che paga regolarmente gli stipendi ai propri tesserati è perché o li prende dal proprio portafoglio o li prende da una società controllante. Non è che i soldi cascano dal pero, cioè nemmeno vengono regalati. Io ho una curiosità, rapidamente, se possibile, chiedo al vicepresidente se l'assegnazione dei diritti della Serie A a DAZN per il prossimo triennio, diritti televisivi, avrà un'incidenza, andrà dunque a, tra virgolette, impattare sui diritti televisivi della Lega di Serie C, se ci sono già dei rumors, visto quello che è accaduto quest'anno nelle prime giornate, visto che poi c'è stato un ingresso di Sky per quanto riguarda la Serie C. È possibile già prevedere qualcosa? Allora, per quanto riguarda la tematica finale che tu hai trattato, quello dell'ingresso di Sky, nasce anche dal fatto che c'è stato sicuramente un problema tecnico che ha vissuto Eleven Sports, che ha i diritti del campionato, che come sapete dai giornali è stato oggetto di un'operazione di hackeraggio fuori dal normale. In quel momento specifico il presidente Chirelli ha avuto l'intuizione di incontrare Sky e quindi di sedersi a un tavolo per trovare una soluzione di trasmissione delle partite che potesse garantire anche in quel caso la fruizione del contenuto televisivo o audiovisivo da parte di tutti i fan, perché non c'è soltanto il tema della regolarità del campionato, c'è anche il tema di rendere visibile lo spettacolo calcistico. Quindi Sky è intervenuta, come sapete ha diritto fino a 15 gare per turno e quindi ha dato un supporto tecnico in termini di programmazione televisiva, venendo anche a soccorso di quella che era stata una problematica tecnica di Eleven Sports. Vi posso assicurare che Eleven Sports sta già lavorando per potenziare ulteriormente la propria piattaforma e per fare in modo che eventi eccezionali come quelli che ha vissuto nei mesi precedenti non possano più accadere. Quindi questo mi è stato detto dai vertici di Eleven Sports e devo crederci. Sul tema di DAZN credo che l'impatto maggiore sarà nella modalità di fruizione del contenuto. È chiaro che stiamo andando verso un contenuto
che andremo a vivere come appassionati di calcio, perché ciascuno di noi probabilmente è appassionato di una squadra di Serie A, e quindi da questo punto di vista andremo sempre più verso nella direzione di una fruizione del contenuto in totale o quasi totale mobilità. Quindi li vedremo su tablet, smartphone o mobile devices di queste categorie. E da questo punto di vista credo che sia questo il presente, non è neppure il futuro, cioè nel senso, a me non ha stupito che ha vinto DAZN, perché DAZN è andato a fare degli investimenti massicci nell'ultimo anno e mezzo, per fare in modo di arrivare a questa trattativa non solo forte di una torta economica da mettere sul piatto, quindi questi 840 milioni contro l'offerta di Sky, che comunque era inferiore, e onestamente in una fase di mercato dove i club tutti, dalla Lega Serie A fino alla Serie D, sono giustamente a caccia di risorse economiche, che cosa dovevano fare i club che hanno votato, quei 16 che hanno votato a favore? Hanno votato nella direzione dell'offerta economica più importante. Poi chiaramente DAZN si impegnerà, come si impegna Eleven Sports, a rendere stabile, fruibile il contenuto, e quindi a far sì che lo vedo sul mobile device o lo vedo comodamente seduto di fronte al televisore, però deve essere un bello spettacolo, una bella visione dell'immagine. Su questo non c'è ombra di dubbio, però non posso immaginare che non si stiano attrezzando per questo. Francesco, una domanda a te, chiedendo al vicepresidente se può alzare un po' l'inquadratura, ecco, altrimenti prima nella risposta precedente abbiamo visto solo la bocca. Eccoci. Proprio alla luce del periodo di crisi ingigantito dal Covid al quale facevi riferimento, cosa si può fare o cosa state pensando di fare per avere contributi più sostanziosi per le società di Serie C, che poi è il grande tema dominante a livello di A, B e C, quindi a scendere. Tra l'altro, scusami se parto da un pezzo a cui non ho risposto prima, mi pare la prima domanda. La riforma dei campionati chiaramente parte dalla guida e dalle idee che avrà in tal senso il presidente Gabriele Gravina, a cui la Lega Pro già nel precedente mandato, pochi mesi prima delle nuove elezioni, quindi dell'ultima assemblea elettiva ordinaria, ha dato il mandato per guidarci verso questa riforma che si attende da 60 anni e che si ritiene possa essere portata, non dico in tempi rapidi perché direi un'eresia, ma sicuramente nei tempi giusti. Credo che Gravina, il nostro presidente, abbia la qualità, la visione di scenario e la forza per poter finalmente dire: sono stato io il presidente che ha fatto la riforma dei campionati, non del campionato, quindi non solo della Lega Pro, ma dell'intero sistema, a 60 anni da questo mantra che gira evidentemente da questo periodo, cioè da 60 anni. Tornando al tema della sostenibilità economica e che cosa sta facendo, come avrei letto, c'è stata una dichiarazione del presidente Ghirelli che ha detto: sono amareggiato, profondamente amareggiato dal fatto che nel decreto sostegno, quello che dovesse l'ex Ristori Quinques, ci dovevano essere oltre 10 milioni e 600 mila euro di ristoro per le squadre che stanno facendo, e giustamente a livello obbligatorio, i tamponi ai propri tesserati. Sono spese in questo momento a carico dei club. Già questa voce Ghirelli, vi assicuro che ha fatto di tutto perché potesse essere inserita in quest'ultimo decreto. Sembrerebbe, non possiamo dare la garanzia, che ci sia almeno l'apertura a considerare un eventuale inserimento già solo di questa voce nel prossimo decreto da parte dell'esecutivo di Mario Draghi. Ora è chiaro, perché è inutile prendersi in giro, che le risorse del nostro paese, del nostro esecutivo, nonostante la bravura e il livello eccelso di standing di Mario Draghi, non sono illimitate, e quindi siccome non è solo il calcio che chiede aiuti e sostegni, ma tutti i codici Adeco possibili e immaginabili, quindi tutti i settori merceologici, è chiaro che questo enorme fiume di denaro che è stato messo dal lockdown ad oggi, nel momento in cui viene redistribuito su diversi settori,
sembra a chi lo vede da fuori in modo verticale sul proprio ambito specifico commerciale, industriale, sembra che sia poco. Bisogna andarla a sommare a tutti i settori che vengono aiutati e in quel caso probabilmente ci accorgeremmo che sono stati dati dal nostro esecutivo, da Conte passando per Draghi, veramente un volume di denaro mai successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, tanto per essere chiari, cioè siamo andati oltre proprio il concetto del piano Marshall, tanto per essere ancora più chiari. Però i soldi non sono illimitati, quindi anche l'esecutivo deve, suo malgrado, fare delle scelte. E quindi, siccome per ruolo e per, diciamo, impostazione mentale, io ho sempre avuto una impostazione istituzionale, quindi io credo nel mio governo e credo che tutto quello che sta facendo sia nella direzione giusta e che se in questo momento non può aiutare, come è successo, il mondo del calcio è perché probabilmente non ha delle risorse a disposizione anche per il mondo del calcio, cioè non è un dispetto, è purtroppo una valutazione contingente della situazione. Spero di averti risposto. Grazie, come? Grazie al vicepresidente. Noi siamo sul suo profilo Twitter, abbiamo visto, insomma, che è stato qualche ora fa al Druso, è stato a visitare il Sud Tirol, è stato a visitare anche la Vibonese, insomma, il Palermo. Il Palermo, a quando la visita qui da noi in Abruzzo, se ci ha pensato? Ma guarda, sto ragionando di andare sabato, se non ci sono imprevisti particolari, a Gubbio, perché l'ho promesso all'addetto stampa Massimiliano Francioni, che, come sai, lui, presidente e altri 5 dirigenti, è stato oggetto, sì, di un gesto incredibile, sì, ma incredibile è un eufemismo, nelle settimane precedenti, in cui hanno, diciamo, sono stati oggetto di... Per intenderci, hanno posto croci. Le croci con i cognomi. Cioè, mi viene qua, guarda, mi dà fastidio solo parlarne, sì, perché non sono tifosi. Questi sono, diciamo, dei delinquenti che si travestono da finti tifosi. Allora avevo promesso a Massimiliano che appena fosse stato possibile sarei andato a Gubbio e quindi spero sabato di chiudere questo primo tour con una visita a Gubbio. E Massimiliano, che è un collega, io ho chiamato anche il presidente, ma siccome l'aveva chiamato già il presidente Ghirelli, ero tranquillo sul fatto che da un punto di vista istituzionale, e lo deve fare lui in primis, appunto avesse contattato il presidente per essergli vicino. Io ho fatto un qualcosina di diverso, nel senso che ho chiamato un collega, perché non ti nascondo, la mia professione, il fatto di essere giornalista, nel senso, non è che ho riconsegnato il tesserino, sarò pure vicepresidente vicario della Lega, ma sono ancora un giornalista e morirò giornalista. Quindi ho una particolare sensibilità e vicinanza alla professionalità dei miei colleghi che sono all'interno del mondo del calcio o all'interno dei club, ma come voi, nel senso che raccontano storie del proprio territorio, e quindi per me è stato naturale chiamare questo ragazzo e dirgli: ti sono vicino, qualsiasi problematica, pure a mezzanotte mi chiami. Ma non perché devo andare a fare il giustiziere della notte, ma perché credo che dietro il lavoro di un dirigente sportivo ci debba essere l'umanità. Noi dobbiamo recuperare un livello almeno minimo di umanità nel mondo del calcio, e questo passa anche dall'esempio che devono dare i dirigenti come comportamento sui social, come parlano, come si pongono, come si relazionano con altri dirigenti o tesserati. Allora, questo è per me un impegno morale che va al di là del ruolo che in questo momento diciamo pro tempore sto ricoprendo all'interno della Lega Pro. Ecco, allora presidente, ne approfitto veramente due minuti perché dobbiamo chiudere. Ci sono state delle dichiarazioni del presidente Iachini che ha definito la sua squadra una banda di morti. Il vicepresidente vicario della Lega Pro queste cose? Guarda, l'ho letta, allora ho capito il senso di scoramento e di dispiacere, perché il presidente, lo dice il nome, è il presidente del club, quindi vorrebbe che la sua squadra quantomeno pareggiasse, se non vincesse ogni partita. Allora, probabilmente siamo andati un filino sopra le righe, su questo non c'è ombra di dubbio, però
ho capito il senso, cioè no, io non, guarda, ho visto proprio prima di collegarmi con voi, ho visto il video, perché se tu vedi quella frase, quel contesto, sembra una cosa veramente molto tragica. Poi se tu senti anche il timbro vocale del presidente, non è che l'ha detto con una cattiveria estrema. Se però tu mi dici avresti preferito che al posto di banda di morti magari avesse detto una banda di ragazzi un po' distratti, ti dico assolutamente meglio distratti che morti. Perfetto, grazie mille al vicepresidente Vicario. Sono sicuro, però sì. Permettimi, allora, non ho ancora avuto il piacere di conoscere in modo, diciamo, personale il presidente. Sono sicuro che la prima vittoria lo stesso presidente andrà dalla propria squadra e farà capire loro che gli vuole bene. Su questo sono assolutamente, cioè, pur non conoscendolo, l'ho visto un po' dal viso, che non mi è sembrato assolutamente una persona, era una persona un po' delusa, ecco, questo sì. Questo per cui anche i giocatori si devono prendere, visto che vengono pagati, si devono prendere la loro responsabilità e si devono impegnare un po' di più, perché comunque state facendo un buon campionato, 32 gol fatti, 32 gol subiti, magari era meglio farne un po' di più piuttosto che subirne, però comunque siete ottavi, è un campionato di buon livello, siete anche in un girone di ferro, bisogna essere onesti, quindi basta andare a vedere chi sono i 4-5 club che sono sopra, appunto Ternana sta facendo la stagione dei record, l'Avellino, il Bari, il Catanzaro, lo Juve Stabia che ha trovato una sua, diciamo, un suo andamento di regolarità, il Catania, il Foggia che al netto di tutto comunque è una squadra di blasone. Credo che il Teramo in questo momento non possa dire stiamo facendo un brutto campionato. È chiaro che se non ci fossero state quelle tre sconfitte consecutive, sono sicuro che il vostro presidente non avrebbe mai detto banda dei morti. Comunque al netto, pure che arrivassero, diciamo, episodi, non voglio dire manco il nome, non si dice, ecco. Perfetto, grazie al vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis e buon lavoro, grazie per essere stato qui. Comunque sarà mio piacere prendere un caffè con il presidente, quanto prima, promesso. E poi magari passa anche da noi, così magari ci conosciamo di persona. Perché no, ci mancherebbe, con piacere. ho sempre risposto a qualsiasi invito, anche quando... Assolutamente, verissimo. Peraltro l'invito che è arrivato nel pomeriggio ha detto subito di sì, quindi questo ha... Ma io, guarda, perché noi non ci conosciamo, ma... io ho iniziato a lavorare nel 1992, ad oggi io non ho mai detto no, neppure nel senso buona parola, al più piccolo blogger che mi volesse intervistare, perché se una persona ti invita è educazione quantomeno dire sì, grazie. Questo è il mio stile. Chiarissimo. A meno che uno non è costituito a 40 di febbre, se uno c'ha 40 di febbre è un altro film, però certo. Cerchi di trovare il tempo per poterlo fare. Quindi grazie a voi intanto per l'invito, era mio dovere essere al vostro fianco e dare un piccolo contributo alla discussione questa sera. Un saluto anche agli altri tre colleghi. Grazie buonasera. Al vicepresidente Marcel Vulpis. Buona serata. Arrivederci. Ragazzi, siamo in chiusura. Giusto il tempo di far vedere il prossimo turno. Rapidissimamente si gioca di sabato. Sabato c'è Teramo Turris allo stadio Gaetano Bolonis alle 15. Casertana Palermo è stata posticipata di mezz'ora. Non più alle 12.30 ma alle 13. Riposa la Paganese che quindi si gode una Pasqua in totale rilassatezza. Anche se poi la classifica, insomma, mica tanto. Grazie ragazzi. Io ho fatto tardissimo. Sono 22.12 però c'era il vicepresidente, non potevo fare altrimenti. Grazie Francesco, grazie Andrea, grazie Ania. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a Maurizio da Win Regia, grazie a voi che ci avete seguito. Buona Pasqua, ci vediamo martedì prossimo per la puntata numero 25 di Proteram.